La convenzione di Einstein è forse l'operazione più potente e allo stesso tempo più semplice che possiamo definire nel calcolo tensoriale. Einstein la introdusse quando era alle prese con la sua teoria della relatività generale e disse che fu la sua più grande scoperta matematica. Questa convenzione in che cosa consiste? Perché è così importante nel calcolo tensoriale? Consideriamo un polinomio, ad esempio a1 x1 più a2 x2 più a3 x3 e così via più an xn. In questo polinomio, vedete, ci sono degli indici bassi, dei pedici, e degli indici alti, degli apici, che in questa somma, no, vedete, compaiono raddoppiati 1, 2, 3 e così via fino ad n. Ora, se io introducessi un indice i contatore, potrei esprimere questa somma come somme per i che va da 1 ad n di ai xi, vedete? E qui nulla di particolarmente nuovo. E Einstein disse: ma se io ho un'espressione in cui compaiono un indice basso e un indice alto ripetuto, perché non elimino questo simbolo di somma e scrivo direttamente AIXI? E questa è la convenzione di Einstein. Tutto qui. Cioè, Einstein disse: sono gli indici ripetuti che mi suggeriscono che c'è una somma su quegli indici ripetuti. Non c'è bisogno di scrivere somme per i che va da 1 ad n. Ora, qui qualcuno potrebbe dire: ma non è che questa sia una scoperta di una certa portata. Però, come vedremo, questa semplice regola ha fatto risparmiare centinaia di pagine, di conti, inchiostro e così via, però ha semplificato anche ulteriormente la notazione complessa del calcolo tensoriale. Perché capite che eliminando le sommatorie, naturalmente, le notazioni si riducono. Però, ora, cerchiamo di entrare un po' nel vivo di questa notazione. Se io considero, ad esempio, l'espressione Vj uguale ad Aij, xi. Ora osservate attentamente questa espressione. In questa espressione compaiono due tipologie di indici, l'indice j e l'indice i. Allora, l'indice ripetuto che compare nel termine a destra, nell'unico termine a destra, si chiama indice muto, o dall'inglese indice dummy. Mentre gli indici j sono gli indici liberi, o meglio, ce n'è uno solo, è l'indice libero, free index. Qual è la differenza tra l'indice muto e l'indice libero? Allora, l'indice muto, ad esempio, voi lo avete già incontrato, certamente negli studi in analisi, se qualcuno si ricorda. Quando definite l'integrale di una funzione, ad esempio l'integrale di f di x in dx, voi vi ricorderete che quell'indice x, quel nome x che sta nel contesto dell'integrale, è un qualcosa che è proprio relativa all'integrale in sé. Quando calcolate l'integrale, poi quell'indice sparisce. Quindi voi, ad esempio, potete scrivere, ad esempio, integrale di f di s in ds, integrale di f di a in da, vedete? Perché proprio quell'indice che si trova nel contesto dell'integrale è qualcosa che quando l'integrale poi è risolto sparisce. E questo è un altro esempio di indice muto. Mentre l'indice libero conteggia le equazioni, c'è qualcosa che è costante nella somma estesa. Per capirlo, proviamo ad esplicitare questa relazione ponendo j uguale ad 1, ad esempio, v1 uguale ad ai1 xi. Se ora io la esplicito per convenzione di Einstein rispetto all'indice muto i, questa qui sarebbe a11 x1 più a21 x2 più a31 x3 e così via più a n1 xn. Vedete che in tutta questa espressione l'indice libero, che sarebbe questo 1, è costante, vedete? Perché si riferisce all'equazione in sé, mentre l'indice muto, che possiamo cambiare, possiamo mettergli il nome che vogliamo, in questo caso sta conteggiando, vedete, qui vale 1, qui vale 2, qui vale 3, così via, qui vale n. E questa è la differenza centrale tra indice muto ed indice libero. Cioè, in sostanza, l'indice libero conta il numero di equazioni e dipende da equazione in equazione, mentre l'indice muto è la somma che si apre nella singola equazione, che si estende nella singola equazione. Ora, per capire un attimino se questa idea è chiara, proviamo a fare un esempio, un esercizio. Supponiamo di considerare l'espressione UI uguale ad AIPVP e poi prendiamo l'espressione WI uguale a BIQ
UQ. Proviamo ad esempio, vediamo come si possono fondere ad esempio due espressioni in cui ci sono gli indici. Ad esempio, guardate qui, questa U, la cui definizione è questa qui, la ritroviamo qui però indicizzata in Q. Ora, se noi facciamo corrispondere l'indice I, lo colleghiamo in qualche modo all'indice Q, possiamo mergiare, come direbbe un informatico, o fondere, come direbbe un fisico, queste due espressioni in questa. Ad esempio, WI uguale a BIQ, però ora invece di scrivere UQ, siccome io voglio inserire la definizione di U in questa U, dove qui era indicizzata in Q, devo scrivere AQ e poi naturalmente PVP. Ecco che abbiamo connesso le due espressioni, le abbiamo fuse in un'unica espressione con gli indici. Ora, in generale, si possono presentare due tipologie di oggetti, i cosiddetti oggetti controvarianti e i cosiddetti oggetti covarianti. Un ente controvariante è un ente della forma AI, AIJ, KJ, cioè sono tutti oggetti con gli indici alti, mentre gli oggetti covarianti sono oggetti con gli indici bassi, ad esempio questi qua. Covariante, indice basso, controvariante, indice alto. Poi ovviamente possono esserci anche delle situazioni miste in cui io prendo A, I, J, oppure X, I, J, alfa. Questi sono enti misti. Poi ovviamente questi enti, vedremo, saranno i nostri tensori, però per ora chiamiamoli enti. Ora, infine, per capire un po' questa convenzione di Einstein, proviamo ad esempio a esplicitare questa somma. Ve lo lascio come esercizio, potete farlo voi. Somme per i che va da 1 a 3, di somme per j che va da 1 a 3. Di che cosa? Di a, i, j, x, i, x, j. Provate ad esplicitare tutti i termini di questa somma per vedere se avete, vi è chiaro un pochino come funziona la convenzione di Einstein.